Termina 3-2 Trilem Casavatore contro Cus Caserta. Partiamo dai padroni, dagli ospiti. Partiamo dagli ospiti con Guido Ventimiglia, allenatore della Cus. Allora, mister, è stata una seconda sconfitta dopo l'esordio in casa 8-1 contro l'Ottaviano, se non sbaglio. Però questa volta è una sconfitta che dà dei segnali più confortanti rispetto alla prima di campionato. Sicuramente, grazie per avermi ricordato la mia partita con l'Ottaviano, dove non abbiamo praticamente giocato. Oggi invece abbiamo fatto un buon futsal in un campo difficile, sia per il valore della squadra, sia proprio per le dimensioni del campo. C'è un po' di rammarico perché probabilmente avremmo meritato qualcosa in più, soprattutto il secondo tempo abbiamo veramente giocato bene, nell'ultimo minuto abbiamo preso tre pali e quindi meritavamo qualcosa in più. Però oggi esco soddisfatto e contento veramente dei miei ragazzi. Ecco, questa squadra dove può e dove deve migliorare soprattutto? Beh, deve migliorare cercando di finalizzare un pochino di più la mole di gioco che creiamo. Spesso facciamo un tocco di troppo quando potremmo concludere prima l'azione. Ma in generale alla seconda giornata si deve migliorare su tutto. Se fossimo già perfetti adesso dovremmo preoccuparci. Ci dobbiamo migliorare su tutto, dobbiamo inserire meglio gli under, ma ci sarà tempo, insomma. Dove dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare alla salvezza quanto prima. Ultima considerazione dal punto di vista soprattutto caratteriale. Nel primo tempo la squadra ha esaurito quasi subito il bonus, quindi dando almeno tre tiri liberi agli avversari. Ecco, secondo lei, l'età media molto bassa della sua squadra può influenzare appunto dal punto di vista caratteriale i suoi ragazzi, che magari pagano dazio in certe situazioni dove ci vuole più calma? Guarda, oggettivamente il primo tempo abbiamo raggiunto il bonus e diciamo sui sei falli che ci erano stati fatti, due erano punizioni di seconda, erroneamente indicate di prima. È normale che qualcosina in termini di esperienza noi paghiamo, però io preferisco il lander un po' più cattivo e magari che commette il fallo in meno piuttosto che quello timoroso che magari si tira la gamba, insomma non mi serve a nulla. Preferisce comunque una squadra grintosa in campo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Certo, bisogna adeguarsi al metro di giudizio degli arbitri, che oggi, almeno il primo tempo, era un po' particolare. Poi credo che il secondo tempo abbiano arbitrato meglio, però insomma gli arbitri sono quelli, noi ci dobbiamo adeguare. Se il metro di giudizio è quello, siamo noi che dobbiamo adeguarci a loro. Passiamo quindi all'allenatore vincente oggi, Francesco Gargiulo della Trilem. Pareggio a Benevento 2-2 alla prima giornata, vittoria in casa davanti ai propri tifosi. Una mini striscia positiva che comunque fa morale. Assolutamente sì, fa morale, era importante per noi vincere perché il fattore casa va sfruttato e poi poter fare dispetti al mio amico Guido mi fa sempre piacere. Spero che non me li restituisca mai, però questo è il futsal, ovviamente sto scherzando, cioè, era importante per noi vincere, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Un primo tempo, secondo me, un primo tempo, secondo me, dove potevamo avere un margine più ampio, un secondo tempo dove dice il mio amico Guido che allora hanno tirato di più in porta, però io verificherò poi e gli faccio sapere. Sicuramente è stato clamoroso il fatto che sull'ultimo minuto, forse già oltre il 33esimo, però conta poco perché la palla comunque era completamente giocabile, loro abbiano colpito due pali sulla stessa azione. E diciamo che questo speriamo che sia un segno, no? Un segnale di quello che possa essere il nostro cammino, con un po' di fortuna e un po' di sfortuna in meno. Fa sempre conto. Diciamo anche che sabato scorso, però, a porta vuota, a 30 secondi alla fine abbiamo messo la palla fuori. Quindi diciamo ci siamo presi da loro quello. I punti potevano essere 6 invece di 4, magari. Potevano essere 4 comunque. Oggettivamente comunque nel secondo tempo è calata molto la Trilem, cioè nel senso è calata dal punto di vista del gioco proposto, molto spesso si è affidata ai lanci lunghi, cercando soprattutto il numero 2 Pezzella se non sbaglio in area di rigore. Ecco, secondo me in questo caso hanno influito due cose. Uno, secondo me è stato un calo fisico vero e proprio anche perché la giornata di oggi era molto calda. In secondo luogo anche l'atteggiamento della Cus che ha trovato secondo me dei giusti meccanismi in difesa che ha concesso poco dal punto di vista della manovra offensiva. No, secondo me invece il problema è proprio un altro. Siccome abbiamo visto il merito di giudizio dell'arbitro al primo tempo, abbiamo detto mettiamo palla su Pezzella perché se fischiano tutti quei contatti noi arriviamo a 5 falli in 8 minuti. Invece il secondo tempo il merito di giudizio degli arbitri è stato diametralmente opposto, cosa che denotano anche il numero dei falli fatti al primo tempo e il numero dei falli fatti al secondo tempo. Ma giusto così, perché i falli che sono stati fischiati al primo tempo forse erano da un lato e dall'altro fin troppo leggeri. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo questa palla lunga, lui ha preso la contromisura, quindi
portava il raddoppio sull'uomo e a quel punto liberavamo un uomo in più sulla fase difensiva e quindi abbiamo provato a giocare con la palla a terra. Però in un campo come questo, giocare palla a terra e uscire con la palla a terra risulta comunque difficile. E quindi poi loro hanno alzato la linea di pressione, il primo tempo difendevano sotto la linea del centrocampo, se non addirittura un pochino dietro, un metro dietro, il secondo tempo ci sono venuti a prendere un po' più alti e questo comunque non far servire Pezzella il primo tempo perché non volevamo la palla da sopra. No, ma infatti è chiaro, cioè mossa contro mossa, questo sport è così, questo sport io lo dicevo a lui scherzando, il secondo tempo ci mettiamo a giocare a dama. D'altronde siamo bravi, anche se non ci fanno andare a Coverciano, però noi siamo bravi, giusto? noi studiamo per, studiamo per. È tutto un gioco di strategie. Sì. Qual è l'obiettivo della Trilem quest'anno? Siamo alla seconda giornata, troppo presto. Partita dopo partita, senza porsi traguardi. Rigorosamente sì, partita dopo partita, vediamo. Alla fine del giorno di andata potremo tirare le prime somme, per ora è troppo presto. Abbiamo una squadra con un giusto mix di esperienza, persone grandi e ragazzi. Ci sono 5 under 21 in rosa, di cui oggi 4 in distinta e 2 under 18. Abbiamo lavorato con 6 ragazzi over e 6 under. Dei 6 over, 3 sono 93. Quindi stiamo parlando veramente di una squadra, secondo me, adesso giovanissima. Quindi anche noi potremo pagare esperienza, potremo pagare dazio per l'esperienza. Speriamo di no, però ci sta.